Ringrazio. Ora ha chiesto di intervenire il deputato Fabio Rampelli, prego. Grazie Presidente, colleghi deputati, Ministro. Qualche giorno fa ci siamo intrattenuti, abbiamo fatto le nostre riflessioni rispetto a un caso che comunque ha avuto grandissima eco sulla stampa, il circuito mediatico ci ha letteralmente storditi rispetto a questa vicenda e siamo comunque consapevoli, penso in cuor suo, Ministro, lo sia anche lei, che la vicenda potesse essere gestita, questa vicenda di Giulia Ligresti, in maniera decisamente diversa. Qualche giorno fa, quando abbiamo avuto l'opportunità di esprimere il nostro giudizio, le avevamo suggerito, certamente un giudizio a posteriori, di magari fare il medesimo intervento, ma con modalità diverse, molto semplicemente. Per esempio formalizzando, scrivendo al DAP, per esempio facendolo diventare un caso pubblico e quindi attirando l'attenzione del circuito mediatico esattamente su una vicenda che lei riteneva si stesse svolgendo a dispetto dei principali e più elementari diritti di umanità nella detenzione. Siamo tutti particolarmente perplessi. Lo sono anche i colleghi che oggi, magari per ragioni interne, si trovano a disquisire su un caso che pure è molto dissimile rispetto a quello dell'ex ministro ormai, Josefa Idem, che per un cambio di destinazione d'uso si è vista di fatto estromessa per una ragione decisamente meno importante di quella che ci vede oggi qui impegnati, cari colleghi, caro Ministro, cara Presidente. Forse ci sono delle ragioni appunto di carattere politico, c'è una sorta di pre-congresso che condiziona la vita del governo e condiziona anche il giudizio della maggioranza che sostiene il governo rispetto a questo caso. Ma io non mi voglio attardare su questioni che sono state già ampiamente sviluppate, non solo e non tanto da noi, ma anche da tanti altri colleghi nel corso di questi giorni. Il nostro giudizio e il nostro voto, rispetto a questa mozione, il nostro voto favorevole alla mozione di sfiducia, è innanzitutto orientato da ragioni di carattere politico. Perché il fallimento, e forse per questo qualche riflessione dovrebbe farla anche il Presidente del Consiglio, non solo e non tanto sulla conduzione del governo e su tutte le questioni di macroeconomia che abbiamo tante volte citate e che riteniamo fallimentari rispetto all'esecutivo che avete messo in campo, ma almeno in ordine alle competenze del Ministro Cancellieri. Perché noi abbiamo già affrontato in quest'Aula provvedimenti così definiti svuotacarceri, lo abbiamo fatto senza che ci fosse una sorta di sistema, di rete, di orizzonte verso il quale condurre l'azione del governo. Abbiamo una popolazione carceraria, ce l'ha ricordato anche il Capo dello Stato nella nota e pluricelebrata missiva indirizzata al Parlamento. Abbiamo una popolazione carceraria che vive in condizioni disumane e non riusciamo a fare niente di meglio che in buona sostanza mettere fuori dalle patrie galere coloro i quali sono stati comunque condannati per reati, di fatto mortificando le vittime e le famiglie delle vittime di quei reati. È una vergogna che a un anno dall'insediamento del governo, di fatto ancora, e poi insomma diciamo che buona parte dei ministri hanno già avuto una precedente esperienza con l'altro Monti, non il Monti che noi simpaticamente definiamo dei poveri che oggi fa il Presidente del Consiglio, ma l'altro Monti, il professor Monti. Quindi di fatto stiamo, come nel caso della Cancellieri, a quasi 2 anni di presenza all'interno dell'esecutivo. Beh, sappiamo che c'è il terribile, ingiusto provvedimento di custodia cautelare che colpisce il 40% della popolazione carceraria. Di questo il 22% non ha mai avuto una condanna neanche in primo grado e quindi si trova in prigione di fatto non con presunzione di innocenza, ma con innocenza conclamata, fino ovviamente a prova del contrario. Dunque, se si vuole rendere migliore, più umana la vita come è necessario e come è dovuto, nel rispetto di chi ha subito reati e delle famiglie che di fatto subiscono una seconda volta una prepotenza da parte di chi ha commesso eventi delittuosi, noi dobbiamo intervenire su questa materia in maniera urgente e invece non si è fatto. Così come lei, Ministro, insieme all'altro Ministro, il Ministro Bonino, il Ministro per gli Affari Esteri,
Non vi siete mai preoccupati di intervenire sugli accordi bilaterali per fare in maniera che il 30% e passa di popolazione carceraria che oggi è di provenienza straniera non continui ad affollare le nostre carceri, di fatto rendendo appunto le condizioni di permanenza assolutamente invivibili per coloro che ci stanno e per coloro che sono stati condannati, facendo salvo il principio della certezza della pena, che in punta di giustizia è il caposaldo su cui si costruisce la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Non l'ha fatto, stiamo all'anno zero da questo punto di vista. Nessun accordo bilaterale per far scontare le pene ai cittadini stranieri a casa loro, sempre per tentare di svuotare le carceri, ma di farlo in maniera virtuosa, equa, sostenibile, giusta e comprensibile da parte della pubblica opinione. Non l'ha fatto, non l'avete fatto, caro Presidente Letta. Da questo punto di vista siete fermi al palo ed è una vergogna. Non avete messo una parola, non avete scritto un capitolo, non avete fatto nulla rispetto al giusto processo, rispetto alle intercettazioni, rispetto alla responsabilità civile dei giudici. Siamo esattamente come stavamo prima, con l'aggravante di un governo che ha una maggioranza estesa, direi blindata, le cosiddette larghe intese. Certo, poi voi fate di tutto per farvi del male e quindi per non riuscire a tenere coesa la vostra maggioranza neanche quando avreste a disposizione il 70% dei numeri di fatto di questo Parlamento e di questa Camera. Ma questo è un problema vostro, se permettete. Voi avete editato un governo di larghe intese che trova nella sua promiscuità un'unica giustificazione: prendere di petto i problemi veri di fronte al quale c'è l'indignazione e la sofferenza del popolo italiano, e non lo state facendo. Questa è la condanna vera che Fratelli d'Italia esprime nei confronti del governo Letta e nei confronti del ministro Cancellieri. Per queste ragioni, prima ancora che per altre ragioni, noi ci sentiamo convintamente di chiederle di fare un passo indietro. Peccato non averlo fatto fin qui. Lei ha perso una grande occasione per poterlo fare, caro ministro. Io ritengo che la sua scelta di fatto finisca per menomare anche la prosecuzione del suo mandato e indebolisca il governo, casomai ce ne fosse bisogno e casomai ci potesse presupporre che questo governo sia un governo solido e forte, e così non è. Ma comunque, in ordine alle ragioni di merito e di metodo, riteniamo che nulla si possa fare fuorché da parte di Fratelli d'Italia, per amore verso la giustizia, oltre che per tentare di offrire un contributo serio per la soluzione dei problemi della popolazione carceraria e della giustizia in genere, per andare verso la strada delle riforme, per tentare di affrontare una volta per tutte quei nodi che per l'ennesima volta abbiamo messo noi sul tavolo del governo, visto che il governo è fortemente distratto ed è recidivo nella sua distrazione, fino al punto, vergogna delle vergogne, da immaginare di calare nel Parlamento italiano i provvedimenti di amnistia o di indulto, e cioè di agire attraverso il solito colpo di spugna, di fatto mandando a casa persone che sono state condannate, casomai mantenendo in galera persone del tutto innocenti che subiscono l'umiliazione, la forzatura, talvolta addirittura la tortura psicologica della custodia cautelare, cioè della carcerazione in punto di innocenza, della carcerazione preventiva. Queste sono le ragioni, Presidenti, colleghi e Governo, per la quale Fratelli d'Italia voterà a favore della mozione di sfiducia per chiedere alla Cancelliere di fare un passo indietro e di essere avvicendata da un ministro più efficiente. Grazie. Chiede di intervenire il deputato Nicola Molteni, prego. Grazie Presidente, Ministro.